Peggio te. E allora? Ah, ma c'è il play-in. È limited. Oddio, siamo sicari. Lo dovrei fare. Trisom. Vabbè, adesso vediamo se c'è anche best of one. No, c'è solo best of three. Sì, penso che ci addentriamo. Va bene, dai, facciamoci sto play-in. Vediamo un po' come va. Yup. Sealed, tra l'altro. Bello. Bianco-verde. Di nuovo. Bratta, bratta. Schifus. Terra inutiles. Bah, sono sicari. Costruiamo sto bazzo. Vai. Vediamo intanto se il bianco è decente, a parte le rare, che sono sicarie. Se è forte. Ormai il limite. Oh, doppio di questo. Tanta roba. C'è Purchisto. Purchisto. Beh, bianco c'è. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Che cartina ce l'abbiamo di bianco? Potremmo voler giocare il bianco. Vediamo il blu. Buono, buono, buono. Buono, buono. Un po' cortino sembra il blu. No, sembra meglio il bianco. Vediamo il nero. Questo Marder. Nero putrido. Non si può giocare il nero. Meglio, così non facciamo Orzhov. Oddio, questo non è malvagio. Questa pure non è malvagio. Niente. Vediamo il rosso. Facciamo Boros facile. Forte, forte, forte. Forte. Abbastanza. Quattro di questi ce li potevamo risparmiarceli. Ma anche il rosso, onestamente, sembra una dilusione. Vediamo il verde. Oddio, c'è pure questo. Ci sono due di questi, però. Il rosso, in realtà. Bah, insomma, no. Quattro di questi hanno distrutto la pool rossa. Peccato perché non era messa male. Vediamo il verde. Uno, due, tre. Beh, questo. Beh, questo. Beh, questo. Buonasera. Beh, questo. Verde, c'ho pure la rara forte. Potremmo approcciarci un bianco verde. Anche questo, sì, c'abbiamo. Questo è buono. I survival, c'abbiamo qualcosina. Bah, decente. Zuppa celeste, andiamo a vediamo. Vediamo le bicolor. Blu nero, rosso nero. Bianco verde, facile. Va bene. Zuppa bianco verde, facile. Doppia non comune bianco verde. Mi pare che con assoluta determination ci si addentra nella giungla, come dice il buon Paolo Conte. Al massimo, se vogliamo splashare qualcosa. Ti piace la parola, non ti piace, ma è splashare. Potremmo splashare cosa? Blu nero, no. Rosso nero, no. Verde blu. Quindi verde blu. Magari il blu? Vediamo. C'è qualcosa di carino, però. Mi pare, non mi pare il caso. Ho anche Brosio. Brosio non serve a molto, vero? Le abilità attivate delle creature che controlli. Bello inutile, devo dire. Vabbè, dai, queste due, onestamente, penso che siamo addentrati dritti per dritti, no? Allora, questo non lo so se lo voglio, perché dobbiamo avere abbastanza incantesi. Però questo c'ha survival, questo va bene con survival. Boh, bratte, cose varie, sì. Sì, sì, sì. Cioè, il bianco è tanta roba, dai. Si monta solo sto mazzo, proprio facile da costruire. Quasi una dilusione. Questo, questo, questo. Questo, pure questo. Secondo me. Però non abbiamo abbastanza drop bassi. Vedete attivate? Ne abbiamo da qualche parte? No, non esistono. Brosio è proprio orrido. Incantesimi? 5. Ok, questa la possiamo considerare quindi. Ok, questo secondo me lo giochiamo sicuro. Questo pure lo considereremo. Lo vediamo. Di Verdes. Questo non penso te lo voglio. Ma il Monstrum secondo me ci può stare come top di curva. L'orrido Brosio veramente pessimo. Veramente, 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 veramente. Veramente orribilante. Orripilates. Boh, secondo me va bene jumpscare. Questo non mi piace, onestamente, per nulla. Questo non lo so in realtà, sai. Incantesimi 5. Incantesimi 5 non mi convince. Questo è incantesimo, 2, 3, 4 e il costo 5. No, non penso di volere questo. Forse voglio questo. E abbiamo pochi drop a 2, questo è il male. Ma questo lo voglio. Mojovins. Però abbiamo... Forse lo gioco alla fine il drop a 1. Secondo me ci sta poter giocare il drop a 1. Perché comunque abbiamo questo che vuole creature tappate. Abbiamo questo che vuole essere convocato. Abbiamo questa che vuole essere convocata. Creatura istantanea, stregoneria, artefatto, incantesimo terra. Ma invece voglio giocare lo schifido 2-2. Questa è un'abilità attivata. È l'unica abilità attivata che ho. No, non è neanche abilità attivata. Che schifo di carta, Brosio, porca troia. Forse me lo gioco però il Paolo. Forse è meglio Paolo Brosio che quel cazzo di 1-1. Un istantesimo. Mi sa che gioco Brosio. Minchia, non abbiamo drop a 2. Mi gioco 2 mana, 2 vanilla, schifido. Cioè, è importante. Se no, questo è un mazzo che vuole scurvazzare. Gioco anche il drop a 1. Questo non credo. Anche il drop a 1. Oppure Bear Grylls. Bella questa cara. Utile, devo dire. Ma a che cazzo serve il limited questa? Va bene, addentriamoci. Dritti per dritti. Best of Tris. Go! Minchia, è stato il mazzo più facile da montare della mia storia dell'esistenza su questa pianeta. Pessimo. Eccolo qua! Vediamo se attira removal, se avete detto il vero oppure avete mentito. Sapendo di mentine.
Minchia, questo qua sta bestemmiando già. Minchia, è partito così, dice sto stronzo. L'orrido! L'orrido brosio! Il brosio orridos. Boom. Che schifo però giocare aggro, eh? Vabbè, sì, specie di midrange. Via. Sono sicari. Vogliamo del mana. Izzet porte persas. Non ci credo! Cosa cazzo vuol dire? Che ce ne sono due in gioco tra poco. Va bene. Attacco. Dai, fammi fare sto trick. Schiantati con lo schifido. Se lo fa fare veramente pessimo. Un istantesimo. Pessima giocata. Guarda che c'ho. Guarda che c'ho. Brosio. Ma com'è possibile? Non l'ho mai visto giocare nella mia vita. Poi ditemi che non è scriptato questo gioco. E la metto per la prima volta nel mio mazzo. Ce l'ho in mano e l'avversario me lo tira. Sono turpe. È veramente turpe tutto ciò. Io farei rimozione qua sopra, che se inizio a metterti incantesimi hai perso. Minchia, l'1-4 non attacchiamo quasi esattamente mai più perché abbiamo sculato questo. Che mi fa tappare questo? Questi pazzo. Qui attacco col 2-2. Buonasera. Grazie Delmo per i 55 monti. Passo. Da flash, no? Prego, prego. Sono sicari. Plin per il qualifier di domani. Ti piace la parola, non ti piace mai uccidere. Quando un giocatore incantato lancia una magia non creatura, rolla un D6. Mi sparo danno, par risultato. Ah, e poi glielo impizzo su di lui. Ah no, un altro tuo avversario. Che cagata. Va bene. Sono Sicaris. Resta a me. Infatti, certo, perché non è commander. Che fa sta cagata? Canide, dai, te lo dico io. Oppure questo stronzo. Facciamo che sono Sicari, invece. Sono Sicari. Brosio deve rimanere a terra. Ma se io attacco con tutto, mi para questo. Sono 6, 7, 8, 9 più e faccio il surveil. Però è troppo facile il trade sul 3-1. Mi dà molto, mi irrita la cute. Mi para Brosio e si piglia 6 danni e va a 8. Se attacco con tutto probabilmente para questo. Si piglia 6, 2, 8 e una 9, va a 5. E questo mi schianta, però faccio surveil. Fare surveil per trovare il mana per tirare questo sembra una cosa forte da fare. Mi sa che gli giro tutto qua. È buono. Sì, tutto soltanto per questo motivo. Questo qua. No, no. Afterman. No, l'ho detto forse all'inizio. All'inizio ho avuto una percezione un po' forse distorta. No, no, mi piace molto. Ragazzi, questo è uno dei limited più belli usciti negli ultimi 5 anni. Tanta roba questo cazzo di limited. Va a pochi 5 il sicario. Beh, questo è forte. È pure un incantesimo. Penso che lo tengo. Un mazzo orrido questo, cioè te lo giuro. Vabbè, non è vero, dai, stiamo facendo mana screw, se no non era orrido. Mono bianco, tra l'altro. Era meglio veramente di no. Sono sicari. Tiè! Sì. Quanto? Un danno, bella cagata. Schiaffi del Magic. Comunque il piccione è un muro invalicabile. Mi spara quello? L'ottimo. Sei suicidato. Bella giocata Giannetto. Putrido. Forse metto il 3 mana 3-3. Putrido! 3 mana 3-3 liscio al posto dell'incantesimo. No, no. L'incantesimo scombo. Merda! Poi non mi dite che non è scriptato. Barboni! Prima mana screw, ora solo terre. E mana flood. Proprio c'è. Cioè. Dai. Così. Questo incollato nelle mani. Dov'è il signor Brosio? Senza Brosio io non vivo. È un sealed. Sì, è play-in purtroppo. Ovviamente non avremmo mai draftato una cosa orrida del genere nella nostra esistenza. Facciamo che non attacchiamo mai più. Liscio droppa 2 male. C'era pure la mazza che non era, sarebbe stata buona. Giocata alquanto pessima. Mi rimbalza quello. Ma lo sai che non me ne frega veramente niente. Ahi. Faremo di nuovo mana screw. Chi può dirlo? Ah beh, Leonida, certo. Ah!
onesto. Tanto gentile e tanto disonesta pare. Questa è Sicari. Comunque siamo di nuovo in Manascru. Non te lo volevo dire, ma te l'ho detto. Turno dopo ci caga un 6-6 in bocca, no? Manifesta prende permanente. Questo potrebbe farmi trovare terra e non farmi arrestare col mana. Forse ci sta. Verde, terra sbagliata, però va bene, ottima giocata del Magic, vai. Oggi cartaceo 4 mulligan, 4 mani di sole terre. Ma no, ma figurati, non ero veramente così infastidito da una cosa del genere. Sono 6-6, non Sicari, 6-6. Boom, aia. Chi se grusse? Questo lo vogliamo farlo su creature tappate, torno dopo. Più 2, più 4. E arriva a 7. So se si flippa è potente assai. Penso che appoggeremo codesto e basta. Metti il 2-1 e piega tutti. No. Voglio scurvazzare. Sto va bene. Sto va più o meno bene. Grazie per gli 8, caro. Olli il brosio. Questo deve esplodere, no? Se no siamo sicari. Anche perché siamo morti male proprio. Allora, lo tiriamo sulle creature tappate. Tiè. No, a me niente. Io non so nulla ancora. Zero, insomma, un cazzo di niente, di zero, di nulla, di ciao. Così fa doppio blocco. Se io attacco con attacco, che succede? Para? Para, no. Lo farà addirittura così e così, questo spara questo. Oppure fa doppio qua. Sembra più safe passare, vai. Abbiamo sempre la mano bianca e 16 foreste. Orride foreste. Vediamo che c'ha a fine turno. Io no, Zorius è troppo banale, è troppo ovvio. Lo giocheranno tutti. Cercherò di fare qualcos'altro. Chi ha come passa? Ciao, Abstracts. Terra verde, viva. No, non è vero. Sono sicari. E questo io lo vorrei giocare, onestamente. Però mi fa fare un turno orrido. Questo pure è interessante, doppio attacco. Però non al momento. Questo io vorrei cominciare a guadagnare delle vite nella mia esistenza. Ha 800 mana open. Voglio guadagnare delle vite che sono esploso a breve, tra poco. Faccio questo più questo, così sfruttiamo l'incantesimo. Mettiamo un segnalino su qualcosa. Implode male! Ok. Anche per questo era buono fare doppio pezzo. Il referente della competizione è Yuri. Parlate con lui per qualsiasi domanda. Però l'avversario pesca due carte a turno. Non so se potrò mai vincere questa partita. È gigantesco, oserei dire. Gigantesco. Gigantesco. Tappiamoglielo dritti per dritti. Trigger. Andiamo a metterlo qua. Sarebbe male. Poi diventa 4 doppio attacco. Interessante. E ruba le partite facile. Attaccare oltre 3 non è cosa, vero? Anche perché mi schianta questo. Vabbè, intanto non giusto. Piccione smork. Vabbè. Ci saluta. Oddio. Ma sì, fanculo, cerchiamo di sbarazzare board. Sbaracchiamo buratte. Sì, buratte. Baracche e burattini, vai. Questo che mi schianta la 1-1. Non è vero, non lo schianterà. Ma mi va bene. Pigli danno, vai. Squalide putrido. Tra l'altro questo fa 2 danni. Dai, dai, dobbiamo pushare danni. Piccione volante, sì, alla fine sul piccione volante. E quello è sicuro. Meglio un danno oggi che la gallina domani. La gallina domani sarebbe questo con doppio attacco. Mega giga gaga gigo, se lo ricorda. Ma me l'ha fatto sto danno il bitch? Oh, che cazzo mi perdi? Mi sono perso qualcosa. Ah, così. Parlo con assoluta determinazione. Gruul delirio si può fare. Si possono fare tutti, Delmo. È bello come il limite questo Pradisan. Però guarda, fai tante prove perché si possono fare mazzi allucinanti. Incredibili mazzi del Magic. 6, 9, 10, 11, non chiudo e poi muoio di questo. Beh, magari para male. Non mi para secondo me questo. Para quello invece, abbastanza. È un po' greedy questa mossa, ti dico la verità, però ci provo. Mando a pochissimi uno. Gli esilio... Gli tolgo però a togliere delirio, penso. Stranieria istantanea, creatura. Incantesimo terra. Non glielo posso togliere. E allora una creatura che potrebbe uccidermi. Sono parente di morto qua, però.
Cioè, in realtà ho vinto se non mi uccide lui ora. Però potrebbe uccidermi, effettivamente. Anche se sbagliava a parare, chiudevamo qua noi. Magari uccidemelo prima. Ok, siamo morti. Peccato. Aia. Aia. Ok, manifesto ce l'abbiamo? No. Vai. Quel bug grafico, non lo so, le solite cagate di Arena. Ma è un po' ridina, però va bene. No, vabbè, non è vero, è buona. In realtà. È che schifo il mazzo, fa schifo il mazzo, questo è il problema. È stato un po' greedy, forse, attaccare con tutto là, non lo so. Boh, ci stava, secondo me. Abbiamo una buona scurvata. Precisa, cioè abbiamo pure il mana fino a 5, proprio perfetto. Passo! Sarebbe male. Esatto! Attacchiamo. E ho capito, ma c'aveva 800 carte in mano, Doom. Potrei mai finire. Cioè, 8000 carte in mano. Continuiamo a pescare due carte a turno. Non lo so. Sì, forse una creatura in più in difesa potevo tenerla. Maybe. Pushare. Magari non attaccavo anche con l'altro due. Attaccavo con un solo pezzo. Però poteva anche non parare poi. Ci saluta. Sono sicari. Sicari salutanti. Oh god. Me sbatto altamente. Qua intanto pescando 1,5 milioni di terre. Non fa niente. Attacchiamo. Terra. Vabbè, queste le peschi ovviamente a gratis. Poggiamo una forest. In realtà penso, perché la differenza è che adesso metto un 2-2, però può essere pure qualcosa di fortissimo. No, perché manifestare è troppo buono. No, togliamo le terre dal mazzo, continuiamo a toglierle. Vedi. Lo vedi. Questa è la cosa buona di fare comunque, perché non è solo un 2-2, può essere anche qualcosa di enorme. Che schifezza di carta. Non si carichi. Mia zia. Sbrasbre. Prendiamo questo. L'avorto. Prendiamo questo. Grazie Dani. Facciamo questi tappa. Non si tappa mai dottore. Più L'avorto. Lo ci tappa. Ho 5 pizze for you. Pigliamo un'altra terra che non la pigliamo mai. Adesso pesca terre facile. Bello. Ma poi ho rivelato sempre terra alla prima, o sbaglio? Ho fatto rivela. Era sempre la carta in cima questa. O non mi fa vedere quelle prima, mi fa vedere direttamente la terra. Terra di nuovo e basta. Qua vogliamo chiudere, penso che tiriamo questo facile. L'avorto. Mia zia, sbrasbre. Sì, vogliamo andare a chiudere qua, via. Irritante. Ho pagato, dottore, che ti devo dire? Intrase. Surveil. Questo schifido ci saluta. Questo schifido mette segnalino qua. Se piglia ben 7, se va a pochi 2. Forse a mugghia. Dai che se vinciamo veloci braccias dopo. Si sbraccia subito. Prendila una terra. Giustamente tutte pescate con lo strunzo. No, non mi fa vedere le carte rivelate, mi sa. Sì, se non... Mamma mia, senza di questo eravamo finiti. E ho pescato... E queste sono tutte pescate, Seder. Amo... Minchia, che brutto sto mazzo, mamma mia. Attenzione. Questo lo tolgo, dai. Non lo so. È più importante scurvare. Ci segue una croce della Fenice Volante in live. Non so come si fa, però è bello. Però bello. Tutto quell'aspetto lì di Genshiro è fighissimo. Noiosissimo. Quasi per la maggior parte del tempo è noioso. Di nuovo siamo scivolati in Canyon Guerre. È troppo noioso. Cioè, lo sai come va a finire. Lo sai già. E tutta la parte invece chiacchierata. Troppo noiosa. Tutto è noiosissimo. Perché lui che parla con i cittadini dei vari paesi in cui approda. Cioè, è proprio noioso. Nuovo Ghostbusters si trova su Prime Video. No, non ho visto il trailer, non ne ho idea, non so cosa. Diz. Orrido Brosi. La serie sull'883 non l'ho vista, non penso che lo farò mai. Ma certo che se ne frega, deve fregarsene. Bene così. Siamo on the play, dovremmo essere aggro noi. Certo, come no. Bello. Ai, mi sento molto male. Qualifier in che formato è? Limited. Legno.
Basta pescare tu, ragazzo. Se no mi devi far rimettere il bestio 7-6 là. Cioè, capito che livello è? Cioè, io contro di lui. Siamo il nulla contro il niente. Stiamo giocando. Cioè, che mazzi sono questi? Dai, se becco un avversario serio, mi manda su Plutone. La mia serie animata da, preferita da bambino. Ah, bel trade. Milla. Mi due terre, per favore. Oh, si milla lui. Beh. Not bad. Due silurie atomici. Questo non so come lo cazzo lo giocavo, però ok. Godissimo. La mia serie animata preferita da bambino. Da bambino. Draga, da bambino facilmente Dragon. Putrido! Così di getto mi viene Dragon Ball. Poi magari è un'altra e non mi viene. Ma perché l'ha fatto? Grazie, dottore. Come si muove per sta la merda, dottore. Non attivi mai più questo granchio, dottore, che non lo sa fare. Non tutti sanno usare il granchio bene. Penso che passerò, però. Comunque noi ci saltiamo tanto, ma moriremo lo stesso, perché il mio mazzo è putrido. Vediamo che propone. Opponentes. Gates. Attacca con quella robaccia. Ti piace la parola, non ti piace, ma è robaccia. Quel famoso granchio blu che infesta il Mediterraneo. Esatto. Bello. Ah, mio. Ma lo sai che c'è? Questo schianta. Bello, si è scambiato un 2-2 dettaglio. Giusto per farmi due danni. Vabbè, ci sta, ha pushato. Tutto bien. Più o meno bien. Ci saluta. Vorrei cazzo un 7-6 tantissimo nella mia vita. L'ho tolto dal mazzo. Me ne sono molto pentito, sai? Paolo Brosio, passo. Passo così. Vai. Stiamo facendo il play in... Gli altre due pizze o provo a uccidere in parata così a gratis. Ci provo. Tiè. Kaju numero 8, non ho idea di cosa sia. Remove alla sopra, sai che mi piace. Ho scambiato questo. Madonna se godo. Potrebbe scartarmi figurine lui, sì. Potrebbe avere pure un counter e mi fa malissimo, quindi gioco questo. Vai! Questo parerà questo, te lo giuro. Mi dispiace, solo bombe al napalm per te. L'ottima lumaga inutile. Nelle tue mani. Inutile, ovviamente. Nelle mie fucking imbattible. Che bello togliere tutte le terre dal bazzo. Vai. Cos'è che gioca dentro? Vai! Si legga City Hunter. Non leggo. E allora... Ma mi sembra abbastanza orrido l'opponente. Quindi io... tolgo una terra e metto Monstrum. Questo sarà l'unica cosa... gli unici cambi che faremo nella nostra esistenza. Quanti Manifest Dread c'ho nel mazzo? Sembra ben due. Cioè quasi zero. Io vorrei mettere quasi questo. Il 3-3. Questo schifo. Posto di Paolo Brosio. Paolo Brosio è stato MVP. Togliere questo. Ho troppi pochi incantesimi. Dai, quella carta non funziona in questo mazzo. È una bugia. Meglio un 3 mana 3-3 che un mana 1-1. No, sì. Negoziare. Che a volte quello baffa, a volte questo prende lifelink. Preferisco più consistenza di body. Mercoledì alle ore 17 facciamo la Prada Scap di Duskmourne House of Horror. Alle ore 17. E non lo so fino al... diciamo Svizzera più top 8. Potrebbe durare tanto. Sì, potrebbe durare tanto. Era meglio quasi una terra. Mica in mano orrida però. Non lo so se tenerla. Oddio, siamo contro il niente però. Tengo. E fu così che turno 1 Yatagarasu. Comunque vediamo cosa consiglia. Giojojo. Mojo Jojo. Gundam. Ah, Gundam me l'hanno detto un sacco di persone. Mi attrae per niente, tipo. Uno col personaggio da quattro palle quadrate, ma che fa il pervertito. No, aspetta, non ho capito. Jojo. Serio e temi maturi Gundam. Ah, ok. Quindi Gundam è veramente serio. Ok. Uno col personaggio da quattro palle quadrate, ma che fa il pervertito. Quattro palle quadrate. Io consiglierei a questo signore di operarsi. Giochiamo un watchdog. Sì, pazzo. Me lo tengo. Poi si chiama Full Metal Alchemist. Ancora non l'ho visto. Per esempio. Cioè ti pare che non ho... appunto, che non ho roba da vedere. Ma ti pare. Ma questo... certo che se si smorfa di qualcosa di più potente mi rompe un po' i coglioni.
Vorrei anche fare questo, nel dubbio, però. Però sono sicari. Se attacco gioco questo? Gridi. Allora, io l'attacchino lo faccio prima. Se trada, ok. Piglia. Giusto. Questo adesso mi sembra tristarellus. Però potremmo non arrivare mai al delirio. Questa è la vino, in vino veritazio. Questo qua sopra, triste. Tiè, vai. Diciamo che è meglio farlo all'enter the battlefield, però preferisco fare body qua anziché cose a caso. Voglio un body. Per la side, Grull non ha niente, in Pradisan. Attenzione, sta per milarsi due mitiche, vediamo. No. Ma sai che non è così, mi sa. Ci sono le cose, dai, ci sono. Poi dipende come l'hai costruito. E allora, dovrei mettere questo qua sopra. Vorrei fare così. Tingrus. Così. 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 Non gli è piaciuto. In alcun cazzo modo. Counter, va bene. Chi milla? Milla me, ti prego, così mi faccio delirio. Si self milla? Io manifesto i dread. Evviva, li ho manifestati. Questo va a 3, eh? Oh my gods. Oh my cazzo. Picchio Volcanide. Non so se gli è convenuto sta, ma sta carta è putrida, cioè. Siamo in play-in. Ma a me mi mancano un sacco di cose, ragazzi. Anche basiche, cioè. Creatura già c'è. Che mi manca? Instant, incantesimo. Instant glielo metto a breve. Via! Ti piace la parola? Non ti piace, ma è uccidere. Ma non è artefatto sto schifo? No, già c'avevo artefatto. Vabbè, era comunque giusto toglierlo. Sì, fanculo Ambrosio. Come mai abbiamo scelto di fare in settimana la Prada Scap? Perché Yuri, che sarà il gestore del tournament, poteva soltanto lì, in quell'ora là. Un mazzo di rara scarsezza all'avversario, veramente. Purtroppo tutta la mano bianca e 16.000 mana verdi come di consueto. Vorrei girare questo e girare tutto. Però lui mi fa doppio blocco qua, mi schianta questo. Potrei anche tristemente fare questo qua sopra. Ma non penso proprio. Penso che la mossa migliore sia fare questo. E passare. Non è Pradisan, ma quale? Questo? No. Quello mercoledì sì. Vabbè, se può, non si senta obbligato a partecipare. Ah, grazie! Grazie! Grazie mille. Vabbè, c'è un modo di ucciderlo, dai. Ebbe. Minchia, mette segnalini pesante. Mettili qua, per favore. Attenzione al comeback del Magic. Questa cosa non doveva succedere esattamente mai. Ah, mette segnalizio. Questo diventa 1-4. Vuoi battermi di millaggio? Your name. Ma lascia perdere, quello non è una serie. Un'altra storia. Piglio. Bella giocata, Giannetto. Tutto lì, mi raccomando. Così se ho mezza rimozione ti mando sulla luna. Bravo. Bella l'ennesima terra sbagliata, grazie. Devi flippare e picchiare. No, questo lo devo togliere, che cazzo dico. Diciamo che ci saluta. Era già finita questa partita. Double block o lo accetto, dai. Lo fa. Va bene. Via dalle palle. Come on. Minchia che mazzo orrido che hai montato, dottore. Ah, era sta schifezza alla fine. Lul. Tacco. Vediamo se para. Se si caga addosso. Ehi. Che palle. Tanto lo faccio entrare. Glielo volare direttamente. Così evito sto 2x1. Però minchia sono. Poi lui pesca. Così almeno non pesca. Sì, però poi glielo metto in gioco. No. Oh, gli rimane a terra poi. Un cancer quel robo. Pure me lo faccio schiantare semplicemente. E gli faccio questo in seconda main phase. Catroia. Minchia perdere questa creatura così però è malissimo. Vai. No, non mi prendo il 2x1. Mi dissocio. Piglio, lo faccio pescare. Questo tra l'altro non glielo voglio neanche tradare così, capito? Non voglio farglielo perché gli rimane l'incantesimo in gioco. Cancer. L'incantesimo in gioco è cancerogenissimissimo. È nice sta minchia, cioè. Ottimo blocco del Magic. Mutato! Già! Serenia, creatura, statonio, incantesimo. Via.
per... No, me la tengo, vai. Metti che c'ha tipo quella la schifezza 5-4 con Word che devi scartare. Sì, però basta del ragazzo. Pure lui comunque ne sta pescando tanto. Non ci possiamo, lamentiamoci. Minchia, se non lo facevo pescare prima, mannaggia la minchia. Vabbè che l'avrebbe... Era inevitabile la pescata. Diciamola tutta. Era inevitabile la pescata, perché lui comunque avrebbe... Vinta. E lui comunque... Avrebbe... L'avrebbe fatto a fine turno. Quindi comunque ci stava. Para quello senza un motivo. Così, perché voleva morire. Farlo ammazzarlo. Farlo ammazzarlo. Ma che vuoi? Che vuoi? È ora di finiamola. Tieni, ora di morto. Vinta. Un mana 5-4. Terra. Gioca terra e poi concedi. Mazzo orridissimo di opponent. La pesca è 9. 10-11. Che ha scoppiato male. E via. Vai, vai. Via. Ve lo ripeto, cari ladies and gentlemen della magia notturna. Prada Scap. Mercoledì della prossima settimana. Mercoledì, ora 17. Prada Scap. Duskmourne, House of Horror. L'ho scritto pure male. I primi due dei bye. Proprio bye. Forse che ora finisce più o meno. Ma non si preoccupi, presto, si iscrivale. E vabbè, diventa disabile. Già, tanti, ci sono anche altri disabili. La Prada si chiama... maledetta. Si chiama Prada Scap. È peggio di un'Olimpiadi disabile. Siamo a quei livelli. Sei perfetto per partecipare. Si chiama Prada Scap, si chiama. Non è che si chiama... Boh. Ray Duke Cup. Cioè... Non è che si chiama Two Girls One Cup. This brave. Che bello, avere due pianure in mano ti fa sentire proprio felice. L'SV putrido del cazzo cap. Stai attento perché te lo scoppio. Bolt di Elves. Attento perché te lo scoppio. Minchia, quanto glielo vorrei cazzo scoppiarglielo, cazzo. Tra l'altro c'ho pure questo. Non era male. Toccarti dottore, la mano. Dottore, dottore. No, si iscriva un giorno prima, per favore, Afterman. No, non si iscriva alla fine. Non sia così lento nella sua vita. Ma come al 30%? Ma che cazzo vuol dire che ci sarò al 30%? Ma perché mi ha ammazzato là? Ah, perché non vuole... Ma perché pesco solo terre? Vabbè. Certo che fa proprio cagare sto mazzo, eh? Onesto. Dai, che mazzo è? Non l'avrei mai montato un mazzo simile in draft, io. Mai. Mai, manco pagato. Oh, pagato, pagato. Attento che ti svratto male, te lo giuro. Non lo fare. Non lo fare. Forse posso aspettare addirittura un altro turno. Gli schianto pure questo. Ma sei instant, no? Corro, non c'è un cazzo. Questa roba è una certa darà fastidio. Perché caga 800 pupa. Tanto lo tappa al 100% turno dopo. Però probabilmente sia questo e questo. Questo glielo lascio, me ne sbatto le palle. Questo gira, posta giro. Giro giro tonzio. Gira quasi pure con questo. Se giro pure con questo mi piglio 3 danni facili. No, secondo me giro. Gira la ruota. Gira così. Tanto non para. Questo non attaccherà probabilmente, perché giochiamo il 2-4. Vai! Giochi mono verde. Giochi mono verde. Eccolo il mana del Magic. Ascigne, sogno bello che hanno fatto chilo di ciupatro una. Vediamo cosa altro giuoca. Gioca pure tappa sto schifo, per favore. Vediamo che propone. Beh, sto schifo è un po' irritante. Oh my gods! Bello questo. Penso! Questo potrebbe diventare 3-2. Anche di più. Anche 4-3. Non lo farà facile. Penso che va bene passare. Sì, anche 5-4. Già, perché non lo fa nel mio turno il pirla? Vabbè, è un po' triste tirarlo così, onestamente. Però. Ma non ha una minchia di cazzo, di nulla, di ciao. 3, 4, 5, 6, 7, 14, vinta? Un momento! Beh, oddio. Non ha niente. Questo è a riccio. Potrei sparargli questo schifo. Addirittura con questo. Ma secondo me... Secondo me... Ah, il suo perché... Tiè! Para con questo, vero? Non lo voglio fare pescare mai. Niente, non farò neanche questo. So, ben 10 vorrebbero essere. 1, 2. Onesto. E facciamo che mi danno fastidio i pezzi con Rich? Sì. Via.
Prego. La Taranto, la carta di Dio. Giri tutto, se parla di merda, Drix, sono bratti. No, 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 no. Così. No, attaccato tutto il bratto non esiste. No. Ah, una pescata per risolvere questa situazione. Una. Se io attacco con tutto, lui schianta la scimmia e ha due pescate a posto di una. Sbagliato. No, l'ho detto come quello di Altrimenti ci arrabbiamo. Ma perché questo schifo? L'avevo messo nel mazzo. Non è vero. Sì, cazzo. Lo devo... Ok. No, lo dice anche no. C'è un video sul tubo dove spiega come iscriversi e come funziona i dettagli della Bradas. Ma va là. Qua, punto esclamativo, Bradas K, si iscriva. Scriva su Discord. E tu pensi alle gemme. Poi parli su Discord, parli su Telegram. Ci sono le persone che si sono iscritte alla Bradas K. Ma questa mano è orridissima. Quindi la teniamo. Le luci vincitore di FMN è Modern. Tonni. Grande Catalozzi. Facile top dicked. Tieni. Sì, perché la partita di prima c'è stato, diciamo, una sorta di rompicapo su trovare una soluzione migliore per sbrattare l'avversario. Perché questa cazzo da carta qua è una carta. È una carta che fa cervellare, una carta cervellotica. Questa qua. È stato un po', no? È stato un po' negoziare. Sono sicari. Lo faccio adesso. Ottimizziamo il mana. Poi però alla fine si è risolta col piccione. Quella carta là è fortissima. Più jumpscare, tanta roba. Un po' bella jumpscare come carta. Ed è turnificazione avanzata. Ovviamente azzeccatissima come carta jumpscare in un set come questo. Lo vedi perché? Lo vedi perché l'ho fatto. Qualcosa esplode qua in risposta. Non posso credere non abbia assolutamente niente. Nonché questo schifo da ciclare. 5-6. Sono sicari. Stappare pure una mia creatura. Non lo farò. Muore. Pare sumo. Inta. Tre o più carte sottiliate. Mica questo diventa 100-100. È una bella carta questa. Ma ci pensi nel leone della savana come si sta rivoltando nella sua fossa comune nella savana? Onesto. Tanto gentile e tanto onesto pare. Para. No, non para. Sono sicari. Via! Nel dubbio, sa mai. 4-5. Che mazzi deboli, mamma mia. Comunque il livello di combattimento play in, ma non questo, sempre asilo nido. Sono proprio scarsi giocatori dei play in. Proprio scarsi. Grazie, meno male, ti sono tolto l'unica rimozione che avevi. Del mazzo così c'ho pure materiale perché avevo finito le carte nel cimitero, grazie. Grasso. Grasso che cola. Siled non ranked. Mamma mia che canidi che sono. Vabbè, perché Siled dove è scritto che è normale? No, è il play-in, che è proprio un ricettacolo di merda. Sono proprio scarsissimi. Putrido! Sono veramente putridi. Veramente. 3, 4, 5. Bla bla bla. Sono 5 schiaffis. In padella Findus. Tieni sto schifo a caso, vai! Sì, ma pure io c'ho il mazzo Siled Afterman, che vuol dire? Che significa che sono i mazzi più scarsi? Che vuol dire? Ma poi è Hexproof senza un motivo, questa quanto è forte sta carta? Lo fanno per farmare, sì, sono giocatori d'azzardo, sì. Forte! Proprio niente, non sono mai in partita, cioè. Pianta totale. No, non sanno montare i mazzi. Pure io c'ho il mazzo Siled. Meno male, perché si può perdere una sola partita. E dopo tutto questo flex dall'alto del mio piedistallo, perderemo male la win and in. Ovviamente. Sì, consiglio Morris, consiglio. Sì, oddio, costa 4.000. Persa. No, perché comunque sbagli una, perza fuori, ciao. E costa comunque svariate GM Giuliano. Questa carta è inutile, non mi sbaglio. Via jumpscare, nonostante ci abbia dato grandi soddisfazioni. Grande.
C'è sempre lei. Inutile, ma c'è. Sono soldi, 4.000 soldi sono soldi. 4.000 gemme sono gemme. Minchia, con assoluta determinazione, pare. Non mi viene fregato nulla. Questo potrebbe essere quasi irritevole. Caga, 800 pupazzi. Malissimo. Pesco, gioco il mio scarsissimo drop a 3, vai. Livello di combattimento sotto zero. Perderemo voi piccioni. Perse. Via, buttati fuori, ciao. Certo, se perdi un best of 3, cazzi fai. Fortuna l'avversario sta facendo la fotosintesi. Non lo so, sai, non credo che sia... che sia così. 4 mana, ciao, il peschino, removal, no? Come di? Danju. Passi così? Niente! Ok, bravo. Piccione? No! Io terra. Cioè, non è che sono tanto meglio io, eh? Ci faccio cagare a spruzzo anch'io. No? No? Sì? Ah, a proposito, ho sbagliato, al solito. Devo costruire meglio il mazzo e non l'ho fatto per l'ennesima volta. Fanculo. Ho sbagliato di nuovo a non costruire il mazzo. A costruire male. Cioè, dovevo cambiare la carta, porca troia. Me lo sono dimenticato. Aia. Vai! No, terra? Ma si, sì, che sempre in flood sono perenne. Infatti questo pazzo è 16 terre, non è 17, sbagliato. Sto giocando se... Co 2. Ok. Si mette male. Quello fa male. L'ho sentito tutto. Vediamo che ci abbiamo di bello. Beh, questo ci piace. Questo ci piace. C'è un piano, sì, regolatori. Il PNR, pensavo. PNRR. Doppio blockus. Monoblocco o niente blocco? Niente blocco, forse faccio questo. Sicuro faccio questo. Score 3-0. E questo è l'ultimo round. E dobbiamo vincere, se no è stato inutile. Ci penti, mi sparo io tutte le cose. Quando uno è orridu, è orridu. Sai che vuol dire orridu? Cosa te lo dico? Orridu. Che prova con senso di orrore, di repulsione o di angoscia o paura. O. La chioma rabbuffata, orrida e mesta. O. Con volere neutro, l'aspetto corrispondente. Io di un paesaggio più come luogo dirupato fra le rocce. Esatto, c'è l'orle. Un luogo dirupato tra le rocce. L'orrido. Di cui non si vede il fondo. Tu. Via. Dentro. Via. Dentro. Tiè. Mamma mia, che giocatore. Cioè, sono proprio scarsi. Cioè, è difficile perdere. Si può perdere, per carità. Non dico di no. Fallo, fallo, non dico di no. Pensaci, ma fallo. Quello è il mio eroe, non ve ne ho mai parlato, ma è il mio eroe. Fallo, fallo. Proprio orrido, nel senso che non sanno né costruire il mazzo né giocare. Entrambe le cose, sono scarsi su tutti i piani, sotto tutti i piani. Perché lo vedi che il mazzo è scarso. Vedilo, vedilo. E basta. Mervin. Vai. Sealed, sì, sealed. Sealed, sealed, sealed. Questo c'ha la mitica degli dèi ed ha perso. Boh, non si capisce come ha potuto succedere mai. Sì, a entrambe le domande. Entrambe le domande. Vai, vai. Ma dove? Stai facendo pure tu il play-in? Il troll, il troll, il troll. Minchia, il tap, il tap, il tap. Vabbè, gli sto mi piace. Dammillo. Onesto. Tanto gentile. Ti prego, fai un'altra creatura così faccio questo. Visto che questo rimane tappato, mi fa anche una cortesia. E invece no. Monstrum. Che bello è stato quel momento. Cioè, sono tutti braccia a Semisired, mamma mia. Rimbalzo del 3-3, onesto. Aia. Onesto. Aia. Per tirargli questa sorpresa. Però credo sia corretto fare così. Oddio, potevo forse attaccare prima. Tecnicamente è meglio. Ah, ma no, questo non lo sappiamo. Non, perché mi insilia sempre le carte del cimitero. Questo non farà mai delirio. Quindi è meglio mettere questo sotto. Buonasera. Buona zebra.
Non credo di voler attaccare. Passo. Pasternak. Questo è Pigliachistu, bello. Insomma, mica tanto. Tapillo cattivo. Sorvilla? Gerbilla? Sorbillo. Ma sei cattivissimo. Ciao Canide, è stato bello finché è durato. Perché no? Attacca prima, certo, così mi ammazzo pure la creatura mia. Giusto. Corretto, sono d'accordo. Ha ragione, ho sbagliato. Devo distruggermela questa. Sì, sì, giusto, giusto. Non merita di esistere. Ah, mette i pupazzi. Crymai. Crymash. Funziona sto schifo, no? A Mervin a cosa serve? Domana 2-2, non le basta? Vuole di più? Aggiungo, mi voglio rovinare pure un artefatto che mi aiuta a fare delirare questa porcheria. Questo è merda se mi spacca il culo, però. È in delirio il bastaso. Schiaffi! No, non ha effetti, ragazzo. Non fa assolutamente nulla, se non essere un grande predicatore. Però guardate il volto. Da una parte illuminato dalla luce di Dio, dall'altra oscurato dal buio della droga. 3-4-5. Tiè! Segnalillo. Tiè! Vai. Piripiripipi. Chia, che grande saidata che gli ho fatto. Tacca, tacca. Metto due segnali qua. Ed esplodi male dopo. Sbreak you, sbreak you, sbreak you, sbreak you. Pesca il malefico. Ah, sorveglio io, grazie, gentilerrimo. Non è vero. Il ninja di Dio! Non è Lidl qua? Smolfavo prima di attaccare era chiusa. Sai che non penso proprio? Altra botta di chat rank 25. Siete delle galline arrabbiate stasera, giusto? Quando entra? Da quando viene smorfato? Andava ad uno, a duro. Non si tappa un cazzo. Non sa fa assolutamente niente, dottore. Lei mente sapendo di mentine. A uno si vive. No, l'ho capito cosa intendeva. Intendeva così gli tappi la creatura e chiudi. E invece no. Invece no. Sto forte, Wandering qua, eh. Ex-proof, velocità instant e te dico bella. Doppio attacco, dottore, 6 a 7. Ci sono sbellezza di 1,5 milioni di danni a terra. Ratta persa. Ratta vinta. Ma così. Così voleva farmi vedere c'è la rimozione. Evviva! Questo è il ranking della gloria. Devo dire, faticoso. Tutto 2-0. Tutte 2-0 l'ho vinte. No, una l'ho vinta. Una l'ho vinta 2-1, tipo che ho pescato solo terre. Sì, quando ho fatto quell'attacco un po' greedy e mi ha battuto, c'era la rimozione. Poi tutte 2-0. Minchia se è facile, ma proprio è uno schifo. Cioè, sembra di giocare un altro gioco, sembra. Sembra veramente un mazzo di Lorcana contro un mazzo di Magic. Cioè, guardate che mazzo orrido. Oddio, orrido. Avvocato. Cioè, questa carta... No! Aspetta, montiamolo nella fase finale, come mi sarebbe piaciuto fare, ma non l'ho mai fatto. 16 terre più bestio. È giusto. Questo è giusto, il corretto deck building, l'1-1. Fa veramente troppo. È meglio 3 mana 3-3 che un mana 1-1. Beh, mazzo pieno di fillerazzi. Però, oddio, c'erano anche delle belle sinergie. C'erano vari pezzi con survival. C'erano la doppia uncommon di Celestia Survival. Quindi, comunque, il mazzo c'era. Non è un pool incredibile, però è un pool che si è montato da solo. Non si monta da solo, evidentemente, cioè... Comunque ci sono delle cose buone. Questa non l'abbiamo mai vista. Questa è buona. Questa è ottima, ma non funziona in questo mazzo. Split up è stata forte. Una sola volta è stata forte. Sì, due. Però sono tutte carte con un hit rate bassissimo, no? Però sono sinergiche. Vabbè, questa è stata una bomba pazzesca. Ci ha vinto tutte le partite, tipo. Rimozioni ne avevamo un bel po'. Avevamo due di questi, uno di questo. Split up, che era mass removal. Avevamo tappino, non è proprio un removal, però vabbè. E si carri. E poi tappino, poi... E poi avevamo doppio jumpscare. Interessante, soprattutto qua sopra. Mazzo è ok. Cioè è un buon mazzo. Penso è un mazzo da 7. 7 pieno, penso, darei a questo mazzo. Ma non più di 7. Ma con mazzi migliori di questo non ho fatto 3 win. Ma in che cosa? Dove? Nel play-in? Il draft. O in draft? In draft con sto mazzo non fai manco una vittoria, penso.